שלום עליכם קליברי, עוד ג'ם יש השם, זה מסכת חגיגה, דף ז. סטיאמו עלות מריגה, דף ו, עמוד ב. יש הגמרא, נתנה נתם, סטיאטו עם מסכת פאה, כוס על המשנה כקוטוטי קונושיום וניסימו, עולה להרשיתי עמוני ג'ורנה. אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה בביקורים והרעיון, הפאה בביקורים, סטיאמו כזה, רעיון, già sappiamo anche, Raion vuol dire sia la mitzvah che uno deve venire a Gerusalemme, presentarsi a Gerusalemme durante le tre feste, e sia il sacrificio, o i sacrifici che deve offrire. Ugurut chassadim vietamu Torah, tutti sappiamo che vuol dire. Armi e Vachanan, che se vorrimano l'Omar, siamo dell'opinione che ciò che la Mishnah vuol dire è che a Rayon è no shiur lemala, avyesh no shiur lemata, non ha un valore massimo, però ha un valore minimo. Ace barabi oshia beribi velimed, finché venne Rabbi Oshia, beribi vuol dire un grande saggio, velimed, a Rayon è no shiur lemala velo lemata, non ha né un massimo, un valore massimo né un valore minimo. Aval chachamim umrim, però i saggi dissero a Raya, scusi, a Reia mea kese va chagiga shtei kese, che sacrificio o lat Reia al valore minimo di una moneta mea d'argento mea, e shame chagiga un valore minimo di due, del doppio, due monete d'argento di mea, cioè maot. Mai harayon, che significa, qual è il significato della parola Rayon? Rabbi Yochanan Amar Riat Panim Ba'azara, vuol dire che uno deve presentarsi, mostrare la propria faccia nel santuario, cioè deve presentarsi. Rish Lakish Amar Riat Panim Bekurban, che uno deve offrire il sacrificio, deve naturalmente deve essere presente, ma deve anche offrire il sacrificio. Dice la Torah Lo Yeru Panai Rakam, Beikara Regel, nel primo giorno della festa, Kule Alma lo plighe di Riat Panim Bakurban. Tutti sono d'accordo che uno deve offrire, non solo che deve essere presente, deve venire nel santuario, ma deve anche offrire un sacrificio nel primo giorno. Chi plighe è Bishari Mota Regel. Però la disputa tra Rabbi Yochanan e Rish Lakish è se bisogna offrire anche altri sacrifici durante gli altri giorni, il resto dei giorni della festa. Colleha de ata veaite, se uno viene nel santuario e porta un sacrificio, culeama lo plighe di Mikalui Amine, tutti sono d'accordo che il sacrificio viene accettato. Chi plighe data veloite, e la disputa è se viene e non offrì un sacrificio. La Yochanan Savar Riat Panim Bazara, che la mitzvah è che uno deve essere presente, deve essere, sì. E deve apparire nel santuario. De quale matteati lo zerich la tua, che se viene non deve offrire un sacrificio. Non parliamo del primo giorno, parliamo del resto dei giorni. Resta che chiamare Yad Panim e Korban, che non è sufficiente che si presenta nel santuario, ma bensì de quale matteati zerich la tua, che ogni volta che viene nel santuario deve offrire un sacrificio. Itive Resta Kish Rabbi Yochanan, Resta Kish chiese la domanda a Rabbi Yochanan dal seguente, c'è un verso che dice Veloi Ru Panerakam, che uno non può venire a mani vuote, e perciò vuol dire che ogni volta che viene al santuario non può venire a mani vuote, semplicemente. Rispose Rabbi Yochanan, ma lei piccara regga, no, questo sacrificio è il primo giorno della festa, ma non il resto dei giorni. Il resto dei giorni non deve offrire sacrificio. Itivei nuovamente chiese Resh Lakish a Rabbi Yochanan, Veloiro panere kam, e abbiamo studiato una varietà che dice Bisvachim che deve offrire animali, perciò c'è una chiara dimostrazione che una varietà dice che bisogna offrire animali, sacrifici. Atomer Bisvachim o ino ela beofotum nachot, e adesso la varietà vuole dimostrare ciò, poiché forse quello che intende il verso che lo iraui panai rekam,
che uno non può venire a mani vuote, vuol dire anche che può offrire volatili oppure offerte farinacee. Vedeno, veramente, logicamente si potrebbe dire così, perché Nemraha Gigale Diot, Venemra Riale Gavoa, siccome il sacrificio di Chagigah è una mitzvah per una persona, ogni persona, mentre Venemra Riale Gavoa, che è il sacrificio Olatria, è offerto completamente tutto a Hashem, che viene, si chiama Achilat Mizbeach, che l'altare mangia tutto il sacrificio. Perciò, ma si può comparare tra questi due sacrifici, ma Chagigah Morale Diot Zohim, Afriyah Morale Gavoa Zohim, così come il sacrificio di Chagigah che una persona, un individuo offre, è un sacrificio, così ugualmente anche il sacrificio Reiyah deve essere animali che possono essere offerti come sacrifici, perciò non può essere né un volatile né offerta farinacea. Umayin Zohim, cosa si intende Zohim? Olot, il sacrificio Olot. Ata Omer Olot, oino ela Shelamim. Da dove sai che veramente sono Olot? Forse sono Shelamim. Vedino, si potrebbe veramente dire che veramente sono Olot, perché Nemraha Gigale Diot, Nemraha Riali Gavoa. Ma Chagigah Morale Idiot, Berauilo, così come il sacrificio Chagigah è per qualcosa che lui può mangiare, che la persona può mangiare. Afriyah Morale Gavoa, Berauilo, è il sacrificio di Reiyah o l'Atriyah, è qualcosa che l'altare mangia, che viene offerto completamente bruciato sull'altare. Vechen bedin, e infatti si può dire che Shelo yeh shulchan chamalev shulchan rabchan rekam, che non è giusto che il tuo tavolo sia pieno, cioè che tu puoi mangiare e il tavolo del padrone, cioè di Hashem, rimane vuoto, perciò deve essere anche riempito con Olah. Amarlei, disse Rabbi Yochanan, rispose Rabbi Yochanan a Resh Lakish, no, questo servizio al primo giorno della festa e non agli altri giorni, ai giorni rimanenti. Itivei Resh Lakish chiese a Rabbi Yochanan, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Shalosh Regel Meshana Nistavu Israel La'alot Beregel, che gli ebrei furono comandati di salire alla festa durante le tre feste, e Bechag Matzot, Bechag Shavuot, Bechag Sukkot, Ve'en Nir'in Chatzain, e non devono venire in gruppi, cioè devono venire assieme, in gruppi assieme, non piccoli gruppi, cioè tutto il gruppo insieme. Mishmushemar kol zekucha, c'è scritto kol, la parola kol viene a includere che tutti devono venire assieme. A parte ciò, ve'en nirin rekanim, non possono venire a mani vuote, cioè devono portare offerte. Shum Shelemar ve'lo yira'u panai rekab. E ciò dimostra che uno ogni volta che viene al santuario deve offrire un sacrificio, come ha detto Resh Lakish, e ciò questa è una dimostrazione in favore di Resh Lakish. Amalei rispose Rabbi Yochanan, Beikar HaRegel, come ho già visto, e questa si riferisce al primo giorno della festa e non agli altri giorni. Itevi Rabbi Yochanan e Resh Lakish, adesso è il turno di Rabbi Yochanan a chiedere a Resh Lakish. Yira'e, c'è scritto nella Torah, Yira'e, si può leggere Ir'e, così come Mani Bechinam, Afate Bechinam. Ir'e, cioè che viene visto da Hashem, e Ir'e, che come se una persona possa vedere Hashem. Naturalmente ciò è impossibile, ma è solo affinché dedurre ciò che vogliamo dire. Mani Bechinam, Afate Bechinam, così come quando Hashem vede la persona che viene al santuario per le feste, Hashem non offre un sacrificio, così ugualmente anche voi quando vedete Hashem, naturalmente figurativamente, naturalmente che nessuno pensi che è così.
anche non è necessario di offrire sacrificio, si tratta del resto dei giorni della festa, e questa è una dimostrazione in favore di Rabbi Yochanan contro il sacrificio. E la disputa si riferisce che collega ata velo aite, che ogni volta che uno viene al santuario e non offre un sacrificio, di quello malo pieghi de ail umitchase venafik, che può entrare al santuario e essere visto, appena che è entrato nel santuario, e può andarsene. Chi pliega de ata ve aiti, si tratta, la disputa consiste. Se viene a offrire un sacrificio, Rabbi Yochanan d'amar Yad Panim Bazara, che è sufficiente che deve presentarsi, Riyad Panim o de En Ashur, al Korban Yashur, che l'apparenza, cioè il fatto che deve essere presente nel santuario, non ha una quantità minima, cioè può venire quando vuole. E mi immagino che vuol dire anche per quanto tempo vuole. Al Corbani Shashur, però riguardo al sacrificio o l'atria, e per questo uno può offrire solo uno, ma non ne può offrire più di uno. Dice che chiamare Yad Panim e Corban, da filo Corban, Nami e Nashur, che uno può offrire questo sacrificio con l'atria ogni volta che viene e si presenta nel santuario. Itivei, chiesa Yochanan Resh Lakish. Siccome il verso dice, O kera glacha mi bet reecha, dice il verso, O kera glacha mi bet reecha, cioè che i tuoi piedi non siano, che il tuo piede non sia spesso nella casa del tuo prossimo, cioè che tu non vada spesso alla casa del tuo prossimo, e ciò intende dire a Yochanan che uno non deve offrire troppi sacrifici. E Gemara, atame chataot v'ashamot, quello si riferisce a sacrifici di chataot v'ashamot che una persona offre per i propri peccati, perciò deve cercare di evitare di compiere peccati affinché non debba offrire questi sacrifici. E questo insegnamento è coerente con ciò che dice Levi, che Rabbi Levi, come dice Rabbi Levi. Rabbi Levi e Rami, chiese che c'è una contraddizione, che ci sono, Rami sempre vuol dire una contraddizione tra due versi. Ktiv, okera glacha mevetreecha, come abbiamo detto, non andare troppo spesso dal tuo amico. Uchtiv avo betcha beolot, che porterò, verrò alla tua casa con sacrificio olot. Ciò vuol dire che uno può offrire diversi sacrifici olot. E questo qui, nel verso, olot si riferisce a olatria delle feste. Spandagora lo kasha. Cambio chataot e ashamot, cambio olot e shlamim, come abbiamo già risposto. Tenya me'achi, abbiamo studiato anche una braita che dice, O kara glacha mi vetreecha, bechataot e ashamot, si tratta di chataot e ashamot. Atomer chataot e ashamot, te hai deciso di dire che si riferisce a chataot e ashamot, imparzialmente. O e no, ela olot e shlamim, forse invece si riferisce a olot e shlamim, e non a chataot e ashamot, come detto. Perciò, ma non si può dire così, perché Kshuomer avò betcha belot ashalem lecha nedarai, verrò a tua casa con offerte di olot. E pagherò le mie offerte, i miei voti, a rotto shlamim, ciò si riferisce sia a olot sia a shlamim, perché offerte possono essere sia a olot sia a shlamim. אמרים קיים הוקר גלחה מטריך, וחתות השמות הכתוב מדבר. וזה רפירה שהחתות השמות כאילו לא דבר יופרירה, צ'וי, כאילו לא דבר פקארה, כאילו לא פריר כסטי סקריפיצ'י, פרו, דני, סיפור כפיר לכסטי ורסי, כי
Uno può portare quanti offerici, quanti sacrifici vuole, come Rish Lakish. Perciò sembra che la tesi di Rish Lakish sia sostenuta. Abbiamo studiato una braittà, Ve'enni Rin Chazain, abbiamo già menzionato ciò, che non devono unire in piccoli gruppi, cioè devono essere tutti insieme. Savara Biose Memara, Biose pensò che ciò significa Bande Itle Asarabani. L'isku aina chamishal machal chamishal, che non vengano uno 10 figli, non vengano una volta 5 figli, un'altra volta un altro 5 figli, ma al contrario, che vengano tutti insieme. Invece Amalei Abai respinge ciò e dice: Pshita, e ai minaio mashvet le upushim, e ai minaio mashvet le uzrizim. Che uno, ogni persona ha l'obbligo di andare a Gerusalemme e di venire lì al più presto. Perciò il padre Ornà non può dire ai propri figli: voi venite prima o voi venite dopo. E ognuno può venire da sé quando vuole, perciò non si può dire che il verso vuole insegnare qualcosa in questo riguardo. E la Krale Mayata, qual è il senso di questo verso? Cosa è venuto a insegnare? Così come insegnarono a Harim che era Memeir di Tania, abbiamo studiato una braità, Harim o Prim, Amit Kamez, abbiamo già studiato questo. Amez, colui che raccoglie escrementi di cane, Vamsaref Nachoshe, che tutti questi hanno, sono malodoranti e hanno un odore molto, molto non piacevole, spiacevole. Vamsaref Nachoshe, colui che e ha un'industria di rame, Vamursi è un conciatore che concia le pelli. Turimina Raya sono assolti dal presentarsi in santuario durante le feste. Shenemar Kol Zechurcha, Bisha Kolalotin Kol Zechurcha, e ciò si riferisce che uno so include tutti coloro che possono venire assieme a altri, con altri in grandi gruppi. Yatsuelo sceglie con gli alloti con il Zechurcha e sono esclusi questi che non possono salire con gli altri perché causano una situazione spiacevole che gli altri non possono sopportare l'odore di questa gente perché questo odore spiegano, ho visto dei farshim che spiegano che questo odore penetra proprio nella pelle, è proprio nel corpo stesso. Mishnah, Olot Moed, Bot Minachulin. I sacrifici di Olat Riyah deve essere offerto con denaro che è Chulin, che non ha nessuna santità. Ushlamim na Maaser, Ushlamei Simcha possono essere offerti con denaro di Maaser Sheni. Sappiamo che Maaser Sheni è denaro che è uno è la decima di prodotti e li può cambiare per denaro perché diciamo che non può portare i prodotti fino a Gerusalemme durante la festa, si possono troppo difficili o possono marcirsi. E dopo redime prima volta un denaro e poi può acquistare questo denaro anche Shalmei Simcha. Yom Tov Rishon She Pesach, il primo giorno di Pesach, Bechamai Omrim Minachulin, che i sacrifici Shamech Gigah devono essere acquistati solo con denaro Chulin, che non sono consacrati. Ubetirei l'omrei Minamaser, invece possono essere acquistati con denaro di Maaser Sheni, anche. Israel, Yotzin Yedei Chovatan, Israel copre proprio obbligo, Bidarim Davot Umaser Behemah. E cioè ciò che è l'obbligo che hanno di mangiare carne durante le feste possono compierlo anche con la carne di Nedarim e Nedavot. Indubbiamente tutti conosciamo la differenza tra Nedarim e Nedavot. Nedarim è quando la persona si obbliga di offrire il santuario, si prende la piena responsabilità che se l'animale dice Arei Allai, è il mio obbligo personale di offrire tale sacrificio, perciò anche se l'animale viene rubato o perso, deve cambiarlo.
E invece il Nedavot e dice Harayze, questo animale è Korban, perciò se va perso o viene rubato non ha l'obbligo di rimpiazzarlo. Umaser Bema, il decimo animale che anche bisogna ha santità, che deve essere offerto nel santuario e i padroni mangiano la carne, da una parte del Kohen, ma mangia lo stesso, la maggior parte. Beakonim, i Kohanim stessi anche possono compiere il loro dovere anche di avere gioire, di avere essere besimcha durante le feste, bechatot v'hashamot v'bichor v'chaser v'ashok, con questi sacrifici di chatot v'hashamot, con il primogenito e con il petto e con la coscia, che sono offerte con Kohanim dai sacrifici di Shelemim, però non possono gioire durante la festa mangiando, offrendo volatili e offerte farinacee. Dice Gemara, e la olot mamoed ude baot min acholin abion tov min amaser, da ciò che dice la Mishnah, che durante quella moed e olot sono offerte e da denaro chulin, che possono essere, questi sacrifici possono essere acquistati solo con denaro che è chulin, che non ha nessuna santità. Da ciò si può dedurre a Yom Tov min HaMaaser, perciò Yom Tov sì, si può di Maaser, che amara mai da Vashem Chovai, e quello Vashem Chovai e non bai la mina chulin, ma è un obbligo, e un obbligo può essere assolto solo se offerto da e denaro che non ha alcuna santità. Vichite, ma se vuol dire anche Mashkolan, che la Mishnah dice de olot baot bamoed baot beyom tov enan baot, che si possono offrire dei sacrifici olatria solo con la moed, però di festa non si possono portare, offrire, perché vediamo subito perché. Che man, secondo chi è questa opinione? Questa è l'opinione secondo Beciamai. Dita è perché abbiamo studiato la Mishnah. Beciamai omri mi vin shelamim, ven somchin alem. Si possono offrire di Yom Tov sacrifici di shelamim, però no, uno non può appoggiarsi sopra. C'è una mitzvah che uno deve appoggiarsi sopra gli animali e cioè, si chiama Semichah, è una mitzvah, deve appoggiarsi con tutta la forza. Ubetilel omrim, mevin shlamim veolot, vesomchinale. Adesso, per capire, Beciamai dicono che uno non può usare un animale durante la festa, è mukzeh. Non è veramente mukzeh, però è vicino a essere mukzeh. Quindi conti, bisogna forse spingere l'animale, bisogna buttarlo per terra per scannarlo. Comunque, e secondo Beciamai uno non può usare un animale durante Yom Tov, perciò non può appoggiarsi sull'animale, perché deve appoggiarsi con tutte le forze. Mentre invece Betile Ombre, Mevin, Shlamim, Olot, sì, si possono, Vizamchilane, si possono offrire sia Shlamim sia Olot, e uno può appoggiarsi sopra, e non c'è problema di Yom Tov, che il problema che è sorse con Beciamai. Veramente non si può accettare il fatto che una Mishnah segua l'opinione di Beciamai, perché l'Alakha non è mai secondo Beciamai, tranne abbiamo studiato diciamo, Shabbat, tranne alcuni casi, ma quasi tutti i casi l'Alakha è sempre come Betilel, perciò perché la Mishnah dice che si possono offrire solo, dice, si mettono solo con la Moed, e sembra che la Mishnah è come l'opinione di Beit Shammai, e sì, come Shammai, che non si possono offrire sacrifici di Yom Tov, perché non si può appoggiarsi sull'animale. Secondo Gemara, veramente c'è una lacuna, Chasur Mechzer Veachikitale, veramente così manca, e così abbiamo studiato la Mishnah.
לא נדרים ונדבות במועד באות. וגן אופרתי במועד, ביום טוב ואין באות. נו וגן אופרתי יום טוב. Secondo questo Tanakhama, lui opinione che anche Bet Hillel vieta di offrire questi sacrifici durante Yom Tov. Perché secondo Bet Hillel uno può offrire il sacrificio dell'Atria e Shamech HaGigah di Yom Tov, indubbiamente anche Shalvei Simcha, perché bisogna mangiarli. Però Bet Hillel è l'opinione che ne daremo le volte, no, non si possono offrire di Yom Tov, perché possono essere offerti durante la settimana. Leggo nuovamente, Chassol mi ha detto anche Dani, Olot ne daremo nedavot Bamoed Baot, che possono essere offerti di Chol HaMoed, Yom Tov Enan Baot, non si possono offrire ne daremo nedavot durante Yom Tov, poiché possono essere offerti durante la settimana. Olat Reia Ba Filo Yom Tov, mentre Olat Reia si può offrire anche di Yom Tov. Uxi Ba in Abai la Mina Chulin, può essere offerta solo da Chulin e non da denaro santo. Sacro. Vishalme Simcha Bain Af Mina Maser. E Shalme Simcha possono offerti anche da denaro di Maser. Vechagirat Yom Tov Rishon Shel Pesach Mina Chulin. E il primo giorno, scusi, Chagirat Yom Tov Rishon Shel Pesach, Bechamai Omri Mina Chulin, Ubetirei Omri Mina Maser. C'è la disputa tra Bechamai e Bechamai. Comunque, Bechamai dicono che si può. Si possono offrire anche virus database has been updated. Possono essere offerti anche di denaro di Maser. Tania mi ha messo una verità. Olot edarim unedavot bamoed baot biotov enan baot, come abbiamo già detto. Volat ria ba filo biotov. E se qui c'è volà, ולטריה פה יש רופא נקי יום טוב. וכשהיא באה, אינה באה אלא מן החולין. קומיה מאנקי סביאתו. ושלמי שמחה באין אף אין המסר. וחגת יום טוב הראשון של פסח. בית שמי אומרים מן החולין, בית הלל אומרים מן המסר. שוי מסר שני. כי הגמרא, ברכות לג'ולה, המציונטו, פסח. Perché proprio Pesach, ci sono altre tre feste. Ma c'è anche Gat Yom Tov Rishon di Pesach. Ma Rabashi, Akam Hashmanan, Chagat Chamishasar In, Chagat Arbasar Lo. Dice che il sacrificio di Chagigah nel quindicesimo di Nisan, cioè il primo giorno della festa di Pesach, deve essere offerto con denaro non consacrato. Però il sacrificio di Chagigah che viene offerto al quattordicesimo, e non c'è l'obbligo che deve essere offerto solo con denaro non consacrato, perciò può essere usato, può essere offerto anche, cioè si può acquistare l'animale con denaro consacrato. E la ragione è Alma Kesavar Chagigat Arbasar la Vidoraita, siccome questo sacrificio di Chagigat nel quattordicesimo di Pesach è il giorno prima di Pesach che viene offerto e che non è Mina Torah, non ha un obbligo biblico, per questa ragione, siccome è un sacrificio rabbinico, perciò uno può usare denaro consacrato per offrirlo, perché non è biblico. La ragione perché si offre Chagigah il quattordicesimo è perché uno deve mangiare nella notte dell'Ela Seder, deve mangiare la carne del sacrificio di Pesach alla sova, deve essere sazio. Perciò se c'è un grande gruppo di persone
e ogni persona riceverà solo un kesait di Korban Pesach e non potrà essere sazio di un kesait, il volume di un'oliva, naturalmente un volume piccolissimo. Perciò i saggi dissero che uno deve offrire, preparare sacrifici affinché ci sia sufficiente carne e affinché ognuno sia sazio prima di mangiare il kesait di Korban Pesach. Però se coloro che partecipavano al Korban Seh, i Menuhim, coloro che erano abbonati al Korban Pesach, era un piccolo gruppo, e c'è carne a sufficienza affinché tutti siano sazi, allora non c'era obbligo di offrire quest'altro sacrificio per avere ca sufficiente carne. E queste sono le due possibilità, che uno poteva offrire questo sacrificio al 14°, oppure poteva anche non offrirlo se c'era sufficiente carne. Termiamo qui e che Hashem benedica.